Registrazione avviata, Presidente. Grazie, buongiorno, buongiorno colleghi, Buongiorno. buongiorno ai nostri ospiti. Oggi venerdì 10 settembre diamo inizio alla seduta della quarta commissione consiliare. Segretario, la prego di chiamare l'appello. Grazie Presidente, buongiorno a tutti i consiglieri, buongiorno al dottor Ania. Vi prego di prestare Buongiorno. anche il consenso alla registrazione della Sì, seduta. accontento, accontento. Presidente Inzerillo, presente. Consigliera Cancilla. Buongiorno, presente, acconsento alla registrazione. Grazie. Consigliere Di Pisa, assente. Consigliera Orlando. Buongiorno, presente, acconsento. Grazie. Consigliere Randazzo. Buongiorno a tutti, presente, acconsento. Sono le 9:37 minuti. Prego, presidente. Verificato il quorum strutturale, dichiaro aperta la seduta. Do il benvenuto al dottor Ania. Comunico ai colleghi che abbiamo ricevuto una mail da parte dell'assessore che purtroppo per motivi personali non potrà essere presente. Ha dato la sua disponibilità ad un'altra convocazione. Se il dottor Ania ci consente di poter fare anche in assenza dell'assessore qualche domanda, gliene siamo molto grati, in maniera tale da poter... Come lei sa, dottor Nia, lei l'ha visto, la nostra è una commissione che cerca di essere propositiva e come lei ha potuto notare anche l'ultima volta che è venuta, noi non cerchiamo persone da inquisire, ma cerchiamo soluzioni. E soprattutto ci mettiamo sempre, diciamo, la faccia affinché si possano trovare soluzioni che siano congeniali a migliorare una situazione che, come noi tutti sappiamo, è veramente in uno stato... veramente gravissima. Noi abbiamo chiesto la vostra presenza oggi a seguito di un'esplicita richiesta anche del collega Randazzo, perché sappiamo che ci sono dei campi di nomazione in scadenza o scaduti e che su questi campi non si fanno movimentazioni perché manca l'operatore che possa utilizzare il Bobcat. E quindi che posso ovviamente procedere alle esumazioni e alle inumazioni successivamente, ovviamente. A tal proposito, volevamo sentire qual era, che questo noi lo sappiamo sempre per le vie brevi, diciamo, volevamo sentire da lei la versione ufficiale di la fondatezza di questa notizia, in maniera tale da poi poter trovare una soluzione insieme e capire cosa si può fare. Quindi se i colleghi non hanno altro da aggiungere, io le darei subito la parola. Se ovviamente... Presidente, è caduta la linea, immagino che comunque il quesito l'ha posto lei, quindi va È quello del Bobcat, diciamo, per bene. No, capirci. no, soltanto quella. Poi vorrei fare un'altra domanda, ma la faccio dopo, la faccio adesso. No, falla ora. Perché ieri è emersa l'ordinanza sindacale rispetto all'oculo Ipogei e la possibilità di 300 euro, eccetera, eccetera. Quindi la domanda che faccio al dottor Ania, se lo sa, ovviamente, se non lo sa, non voglio mettere in difficoltà nessuno, e quindi ipotizzo che si sia trovata una soluzione per gestire questi 190 locali Ipogei, ovvero che ci sia finalmente qualcuno che si occuperà di installarli, visto che su questo era tutto fermo. Cioè, io mi auguro che a questa ordinanza nasca anche dal fatto che si sia trovata una soluzione per installare questi 190 loculi. Quindi la domanda era se è trovata una soluzione interna o esterna. Grazie. Se ci Rispondo, sono Presidente. colleghi, dottoressa, Io ho una collega domanda sì. sempre Dottorania, riguardo. io per darle poi la possibilità di rispondere, diciamo, a Sì, tutte le domande, facciamo completare i colleghi e poi le do la parola. sì, 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 sì. Grazie. No, io chiedevo semplicemente se il dottor Ania sa quanti ancora, diciamo, posti disponibili per la cremazione gratuita a Mister Bianco rimangono. Semplicemente questo. Collega Orlando. No, in questo momento non ho domande, aspetto Perfetto. un attimo di sentire le risposte. Prego, dottore Nia. Allora, andiamo in ordine. Riguardo la prima domanda, risponde al vero, le difficoltà sono legate a
alla guida del Bobcat. Noi abbiamo trasmesso da Palazzo Barone al cimitero dei Rotoli nei mesi scorsi diversi campi scaduti che non si sono potuti lavorare per la mancanza di guida del Bobcat. Però questi campi lavorati in realtà, dico così per completezza, dico questo, la maggior parte delle salme che ci sono non è detto che siano in decomposte, probabilmente sono ancora mineralizzate, quindi non mineralizzate, quindi non è detto che siano grossi numeri, ciò non toglie naturalmente che comunque rimane il problema del Bobcat. Noi tra l'altro abbiamo, come probabilmente sapete, abbiamo avuto anche una fuoriuscita dai rotoli di diversi operai coime che potevano dare una mano. Quindi non so, 4, 5, eccetera, di diverse tipologie, giardinieri, operai, insomma, che curavano la manutenzione del cimitero. E quindi questo ci ha creato ulteriori difficoltà. Tra l'altro io ho fatto anche una richiesta all'ufficio approvvigionamenti per verificare se c'era la possibilità di un noleggio a caldo, mi hanno detto che sul mercato elettronico non c'è. Quindi ho fatto la richiesta di personale specializzato alle risorse umane e hanno mandato una persona che poi è ritornata indietro perché in realtà non aveva il patentino, non aveva insomma fatto il corso, era inidoneo. E quindi continua la difficoltà. In sintesi è così. Circa la seconda domanda fatta, credo così è Randa. No, dottore, un minuto. Parliamo dalla prima, vediamo di capire un poco, perché così diciamo che li affrontiamo una alla volta. Quindi praticamente noi avevamo una persona che utilizzava questo strumento, questo podcast, sì, no? Coime. Che era Coim, ed è stato... Il nome non me lo ricordo, però c'era. Ed è stato trasferito? Sì, non si ricorda, praticamente c'è stato un periodo, prima di questo, non mi ricordo il mese esattamente, prima di quest'estate, che sono stati tolti quasi tutti, o forse è rimasto uno solo, i Coim dal cimitero, perché il dirigente del Coim li ha chiamati a sé. Okay. Questo è il motivo. Il dottore Teriaca l'ha chiamato a sé e poi non so come li ha acquistati, non lo so. E loro davano una mano importante, non solo per Bobcat, per esempio c'era un giardiniere che era bravissimo e ce l'ha tolto, per dirne una. E quindi abbiamo anche questa problematica, diciamo è sotto da quel momento. Posso fare una domanda, Presidente? Prego. Ma ovviamente questo passaggio... ovvero questo ritiro degli operatori del Coim al cimitero ha delle motivazioni tecniche che le sappia? No, questo bisogna chiederlo al dottore Teriaca, non lo so. Io allora chiesi se era possibile un rinvio, un ripensamento, ma non è stato possibile. Cioè dico, se è una motivazione politica sarebbe assurda, no. Mi auguro che ci siano... questioni tecniche che noi non conosciamo, lei non li conosce. Può darsi, ma non è una motivazione politica, Tony. Doveva necessariamente, tutti quelli del Coim dovevano necessariamente rientrare e lavorare per la... Era okay. La legge. Vabbè, però qualcuno è rimasto, Coim. Presidente, qualcuno è rimasto per la verità negli uffici. E quindi io, siccome appunto qualcuno è rimasto, vorrei capire per quale motivo. Lei lo sa, Presidente, che io ho l'altro ufficio in via... Gli Ausonia, nell'altro ufficio ho nelle due stanze accanto a me un ingegnere e un geometra che sono rimasti là, per dirla tutta, cioè lo tocco con mano il fatto che alcuni sono rimasti. Io direi di convocare in commissione mercoledì il dottore Teriaca, il vice sindaco e l'assessore Marino. Assolutamente. E il dottor Ania, ovviamente. Io non so se ci sarò, Presidente. Non so se ci sarò perché mi scade l'incarico adesso. Vabbè, glielo rinnoveranno, dottor Ania. Non è detto. Non credo. No. Più di un anno non posso stare. E chi ci mettono? E chi ne so? Non lo so. Non capito.
Va bene. Vabbè, comunque sono sempre a disposizione, qualunque cosa, dico, ci sentiamo. Dottore Lina, ma... sia il caso di, pur sapendo che comunque era la legge che imponeva al COIME di rientrare tutte le sue maestranze, in questo caso penso che in una situazione emergenziale di questo tipo una deroga si possa fare, quindi vorrei capire perché non si è fatta. E sicuramente, diciamo, anche se i campi in scadenza probabilmente non produrranno chissà quanti posti, la maggior parte non saranno mineralizzate dall'esperienza passata. Sì, lo capisco, però è sempre anche 10, è sempre qualcosa. Certo, io credo che sia opportuno diciamo, accendere i riflettori su questa cosa, anche perché è veramente assurdo che diciamo, non ci sia un operatore, o quantomeno se gli operatori del COIME, la legge ti impone, poi ovviamente affronteremo l'argomento, ma nell'eventualità dovremmo comprendere se è possibile avere un'altra... altri soggetti. Ripeto, Presidente, mi perdoni, io poi l'ho chiesto anche alle risorse umane, quindi potrebbe essere forse utile convocare anche loro, non lo so. E cosa le hanno mi hanno mandato uno che non era idoneo, e poi se lo sono ripresi perché non aveva fatto il corso, non aveva... Ho capito, Ah, questo è non idoneo, sì, noi questo ne avevamo sentito parlare in realtà. Sì, quindi va bene, possiamo... Ma la Reset, dottore Nia, la Reset non ha personale di questo tipo? Ma la Reset non ha, diciamo, non è nel contratto di servizio. Non? Quindi loro fanno tutto quello che c'è nel contratto di servizio, pure se ce l'hanno non è che... sono esterni a noi. Loro si limitano a quello che c'è nel contratto di servizio. Quindi non hanno nel contratto questo tipo di attività, a prescindere. Evidentemente no. Evidentemente. Beh, non è anche tanto altro, però lo fanno, quindi da capire. Noleggio a caldo cosa l'hanno risposto? Però è una cosa che... Come? Sul noleggio a caldo l'hanno detto che cosa? Non ho sentito. No, avevo chiesto anche se al dottor Incaprera se era possibile sul mercato elettronico... richiedere se non è già caldo, ma mi ha detto che non c'è sul mercato elettronico, anche se poi chiedono noleggio per un caldo quando dovrebbe essere una cosa del personale, non lo so a che punto funziona. Aggiungiamo a mercoledì, invitiamo anche la dottoressa Ferrara, anche se già diciamo, la presenza del vice sindaco per me è bastevole, ma è buono avere anche diciamo attorno al tavolo sì. Meglio, più attori ci sono attorno ad un tavolo, meglio è. Più soluzioni si possono trovare. Su un campo, quant'è la media di... ci sono campi grandi e campi piccoli, non c'è... Ma dico, su qual è il 10%, poi la media, il 20%... Ah, lei dice quelli non mineralizzati? Sì, dipende da quanto tempo... Quando è scaduto da 6 anni, che è il minimo, sono quasi tutti non mineralizzati. E quindi il 90%-95% è non mineralizzato. Quando si riaprono dopo 2 anni aumenta forse al 30-35%, sto dando un po' i numeri, però aumentano le possibilità. Ok, quindi, ma dei 23 ci sono anche quelli dei 6+2 o sono solo... No, qualcuno dei 6+2 c'è pure. Ah, quindi diciamo... Di un meno, numero però c'è pure. Sì. Potrebbe essere un numero che potrebbe aiutare, diciamo. Sì, un pochino sì, un pochino. Ah. E vabbè. Questo è l'emergenza, diciamo. Infatti, anche un posto dico è utile. No, certo, tutto fa brodo. Non possiamo permetterci che ci sia un blocco di questo tipo. Poi prego, può continuare a rispondere alle domande. Dico su questa sì, l'altra domanda. Scusi, per questo argomento, dico, i colleghi concordano col sottoscritto che è il caso di invitare gli assessori insieme agli uffici per parlare di questo argomento e capire quali situazioni si possono trovare. Sì, assolutamente. Che ovviamente sia Sala che Giambrone, che il vice sindaco. Sala, Giambrone, la dottoressa Ferrara e il dottor Ania, diciamo, poi se non potrà venire perché non è più in carica. Sono d'accordo con lei, Presidente. La dottoressa Rimedio. Sì, sono dottoressa Rimedio. Va bene, prego, dottor Ania. Sì, allora la seconda domanda, se non sbaglio, pronunciata dalla consigliera Randazzo, era legata alla delibera che ho letto diciamo su internet pure ieri sera, che la Giunta ha approvato la nuova dislocazione del locale IPOGEI per le spalme destinate ad inumazione. Allora, quello che posso dire io è che in sede di riunioni dal capo di gabinetto, con la presenza anche di Reset,
Reset si è impegnata a fare gli scavi per i loculi e poi noi abbiamo chiamato, abbiamo fatto una piccola, abbiamo trovato anzi un vecchio impegno di spesa per, con una ditta che fa la monetizzazione terra, quindi da questo punto di vista siamo coperti, cioè il, chi fa gli scavi e la movimentazione terra. Non so quando inizieranno, se ne sono la prossima settimana, però diciamo che il, se non trovano difficoltà operative ne, lì, lì nei lavori perché per difficoltà di scavare, però diciamo l'impegno c'è, l'impegno c'è da parte di tutti. Dottore, mi la programmazione, la programmazione c'è. Dottore, mi deve scusare, ho solo un problema di linea. Diceva, sì. avete trovato, insomma, sì. Una ditta che seguirà gli scavi. Allora, cioè, allora sì, gli scavi vengono fatti dal Reset. Poi okay. C'è una ditta con cui il comune aveva un vecchio contratto sì. Che può fare la movimentazione terra. Ah, e quindi dopo gli scavi portano la terra fuori, eccetera, e il lavoro si completa. Tutto questo sperando che poi sui posti non trovano il Reset non trovi difficoltà negli scavi, perché mi dicevano che c'erano dei punti dove hanno difficoltà, forse perché le tombe sono troppe vicine, non so bene perché, però diciamo la programmazione è fatta, è completa in funzione dei loculi ipogei. Sì, grazie, ora ho sentito tutto. Prego. Va bene, dico, allora auspichiamo che possano... Sì. No, questo è... Io ho avuto difficoltà con l'audio, io non ho capito, questi loculi ipogei come dovrebbero essere utilizzati? Allora, praticamente, propedeuticamente, occorre fare gli scavi, e gli scavi li fa la Reset. Gli scavi chi li deve fare, però? La Reset. Ah, per gli scavi per collocare i loculi la Reset li può fare. È nel concetto di servizio, poi l'ho controllato, è vero. Gli scavi sono nel concetto di servizio, okay. Perché è manutenzione del cimitero, diciamo. Quindi, allora, il problema della Reset è che non può proseguire, non può dare seguito alle esumazioni, è perché non ce l'ha nel contratto di servizio, giusto? In realtà ce l'ha l'operatore che può utilizzare il Bobcat. Io, loro non si sono, diciamo, pronunciati se ce l'hanno o non ce l'hanno, però dicono non spetta a noi. Poi se ce l'hanno o non ce l'hanno, non lo so, onestamente. Penso che ce l'abbiano, se devono fare gli scavi per mettere i loculi. La tipologia, certo, dell'azienda, penso di sì. Quindi, vabbè, questo è un dato importante che stiamo prendendo. E quindi poi, diciamo, come verranno messi questi loculi? Mi spieghi meglio, perché io sono rimasto quando fu che avevano grosse difficoltà sia negli spazi che proprio nella movimentazione. Sì, infatti questo ho precisato. Presidente, non l'ho sentito, mi scusi. Presidente, una domanda rispetto a questi loculi ipogei, ma non c'era poi il problema del materiale di risulta? Io mi ricordo no, che c'è... No, è stato questo è stato superato sul materiale. È stato superato? Sì, c'è l'aumentazione terra. No, dicevo questo, effettivamente le difficoltà, come ha precisato lei, è probabile che si trovino, però dico devono iniziare a lavorare, perché ci sono dei punti dove ci sono delle difficoltà, perché è difficile scavare, forse le tombe sono troppo vicine tra di loro, hanno poco spazio, però diciamo che l'impegno loro c'è, ora si tratta di partire e poi verificare punto per punto. Va bene, speriamo bene. Speriamo bene. Io non ricordo più la terza domanda, però. La terza domanda mi sembra che l'aveva fatta, forse la consigliera. Io ho fatto intanto una domanda riguardo la cremazione, se lei sa quanti posti di cremazione ancora ci sono posti, il numero esatto non me lo ricordo, non lo so, però ci sono ancora posti disponibili per Mister Bianco, per Carpanzano invece sono ultimati, quindi manca per le richieste, ancora c'è possibilità di cremare, sono decine, 20, 30, adesso preciso non lo so. Ma le famiglie sono state avvisate e hanno rifiutato questa, diciamo, possibilità, o secondo lei manca ancora, diciamo, l'aspetto comunicativo, cioè dire che c'è la cremazione gratuita disponibile a chi ne faccia richiesta? Avvisare, però io non so se sono stati avvisati tutti, però dico non è facile avvisare tutti, perché dovrebbe essere più i mezzi di comunicazione, perché già noi facciamo centinaia di telefonate per chiamare per Sant'Orsola, incominciare a avvisare a tutti, si fa, però dico non so se si fa a tappeto, che tutti sappiano che c'è la cremazione gratuita, forse dovrebbe essere più un discorso a livello di giornali, eccetera, che
telefonare a tutti. Qua sta diventando un po' complicato lavorare qua, perché già tutte le telefonate del 68 le facciamo. Dottora Nia, sì. Dice, giustamente forse sarebbe necessaria una comunicazione a livello mediatico tramite un giornale. Le volevo chiedere anche riguardo invece il contratto col cimitero di Sant'Orsola. Ad oggi quanti sono, diciamo, i posti liberati e stumulati, e quante sono le famiglie che hanno già pagato e che attendono quindi il trasferimento? Allora, io ho dei dati che a memoria ricordo, che però sono fermi a ieri o all'altro ieri, non mi ricordo. Di uno circa, no, credo 80 o 90 che avevano pagato. Questa settimana, mi diceva poco fa il dottor Lacascio, sono state traslate 40 salme, quindi io credo che siamo circa, però dico, sto dando dei numeri perché non, a memoria non me lo ricordo, 60, 70, non lo so, però vi posso anche scrivere una mail e ve lo comunico, perché devo parlare con il dottore Locascio. E il trasporto viene sempre tramite sia mezzi comunali, ma anche grazie all'aiuto delle imprese funebri? Sia con le aziende funebri, sia a mezzo comunale. Quindi entrambi, diciamo. Sì, entrambi, per cercare di fare il più possibile. Va bene, grazie. Dottora Nia, questo trasporto, le imprese funebri, le società, le imprese se lo pagano a 100 euro, mi pare di avere saputo. Dottora Nia, io invece non sono d'accordo su una cosa. Io capisco le difficoltà sul fatto che non si avvisino singolarmente i congiunti delle salme a deposito su questa possibilità della cremazione gratuita. Però non sono ovviamente stupido e comprendo la difficoltà, dato che comunque si devono fare tutte. E mi viene da suggerire una cosa, dato il rapporto che si è creato con le agenzie funebri, che sono tra l'altro coloro che necessariamente, diciamo, sono protagonisti nel portare la salma a deposito e comunque nel seguire tutte quelle che sono le operazioni, operazioni funebri. Ma perché non è che è più facile ovviamente raggiungere le agenzie piuttosto che ogni singolo soggetto? Perché non diamo... No, ma è chiaro, ma questo l'abbiamo fatto. Poi sta anche la sensibilità delle aziende, io non lo so per come si comportano. Questo l'abbiamo fatto, loro sanno benissimo e l'abbiamo detto, l'abbiamo... Io dico, sono stato, diciamo, troppo preciso, però in realtà noi lo facciamo, non è che non lo facciamo. Però io dico, non posso essere sicuro al 100% che hanno avvisato a tutti, perché è un consiglio telefonare quando sono intervistati. No, io lo comprendo che è difficile, sono sicuro. È difficoltà, no, anche perché si sono accavallate tante cose, tanto qua, cremazione, cioè, per carità, giustissimo. Ma voi avete chiesto, però, perché alcune volte sa, è meglio, diciamo, fare le domande in maniera precisa e puntuale. Voi avete chiesto alle agenzie, nelle tante riunioni che avete avuto, di promuovere questa, questa gratuità della cremazione. Sì. Noi tra l'altro abbiamo avuto proprio, tra l'altro, quando è stato martedì, se non sbaglio, una riunione pure col sindaco, con la presenza di alcuni esponenti loro, dove si è parlato di tutto, tra cui questo discorso della cremazione. Va bene. Ci sono altre domande per il dottor Nia? Eventualmente lo lasciamo tornare al suo lavoro, che sicuramente avrà tanto da fare. No, anche questo è il mio lavoro. Vai con me. No, questo lo sappiamo, era ovviamente per lasciarla libera. No, grazie. È inutile che la teniamo qui, diciamo. No, grazie. Va bene, grazie dottora Nia, noi la congeliamo. Grazie Presidente, buon lavoro. È un grande saluto. Grazie, arrivederci. Va bene, colleghi, io direi che per mercoledì mattina è il caso di invitare ripeto, così diciamo possiamo prendere l'appunto e mandare gli inviti, l'assessore Giambrone, l'assessore Sala, la dottoressa Rimedio, il dottore Ania e la dottoressa Ferrara. E io inviterei anche il presidente di Reset. Teriaca. Ah, è Teriaca, giusto. Mi scusi Presidente, mi ero allontanato, quindi non ho sentito se parlava con me. Sì. Scusami, Luca, ti ricordo che mercoledì alle 10 c'è convocazione di consiglio, visto che è comunque un argomento importante e con tutti questi ospiti ovviamente prenderà del tempo. Volevo sollevare, diciamo, il problema. Lunedì e martedì cosa avevamo?
Allora, martedì allora, siamo... Vabbè. C'è pure un'altra cosa, non ricordo. Lunedì siete a Bellolampo, sì, in presenza. Sì. Martedì ci avete lo sgambamento. Ah sì, ecco, lo sgambamento. Martedì noi non possiamo a questo punto, diciamo, slittare la riunione di martedì, che ovviamente ci prenderà poco tempo, slittarla a mercoledì, magari anticipiamo, sì, la convocazione alle 9. Martedì invece ci incontriamo il vice sindaco con tutti gli altri. Con serenità. Scusi, presidente, mi ripeto a quello che l'ho detto all'inizio. Sì. Martedì dovrebbe essere in presenza. Sì. E in presenza lei sta invitando minimo 10 persone. E anche questo è un problema che dobbiamo... Il locale non è idoneo. Non è lavato, non è pulito, non è sanificato. Esatto. Dico, torniamo al punto di partenza. Fino a allora, lunedì, fino così, a lunedì siete facciamo... tranquilli perché avete la convocazione in presenza, quindi lunedì non succede niente. Ma sì, per martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, quelle che avvenire, c'è il problema. Allora Giovanni, noi dovremmo mandare una lettera al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, alla Dottoressa Como. Dovremmo dire che così come disposto dal Presidente del Consiglio, Presidente, mi scusi se lo interrompo, se si d'accordo con il suo collega che già l'ha fatto, credo che l'abbia fatto. Chi è che l'ha fatto? Sesta Commissione. Con Ottavio. Sì. Ecco, mi devo raccordare con il mio collega per cosa, Giovanni? Dico, per fare la stessa nota eventualmente. Sarà di simile contenuto. Noi dobbiamo chiedere al Presidente del Consiglio, al segretario, alla dottoressa Como, che per dare seguito a quella che è la disposizione bisogna essere messi nelle condizioni di poter iniziare, diciamo, in presenza, e quindi facendo riferimento alla mancanza di pulizia nel locale, al fatto che non ci sono dispositivi di sicurezza, al fatto che non ci sono dispositivi per la sanificazione e l'igienizzazione delle mani. Al fatto che si attendono indicazioni dal governo riguardo all'obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro. Una serie di cose. Noi vogliamo dare seguito, figuratevi, dico, io poi personalmente sono diciamo di questa opinione già da diverso tempo, però mi rendo conto che bisogna anche tutelare ciascuno di noi e le nostre le famiglie. Assolutamente, quindi in questo momento è un'assunzione di responsabilità. Infatti, ma anche questo tema che tu hai sollevato, che è molto pertinente, cioè dal momento in cui noi dobbiamo fare una convocazione, in questo caso avverrebbe un sistema misto, nel senso che i consiglieri si riuniscono solo i consiglieri in presenza e possono eventualmente creare una stanza virtuale con i loro ospiti. Per capire un poco come il Presidente del Consiglio, a mio avviso, ha fatto una disposizione dove in realtà ha deciso facciamo così, ma non ha ben pensato, infatti non ha ben pensato, diciamo, a tutta una serie di situazioni che si verranno a creare. Certo. Quindi appunto, per essere cordiali e sempre composti come era la consigliera Orlando, diciamo che ha fatto una disposizione affrettata. Loro hanno pure detto, hanno mandato un'email dicendo andatevi a ritirare i prodotti. Ma andatevi a ritirare i prodotti, perché è competenza della commissione andarsi a ritirare i prodotti? Il personale della commissione. Perfetto. E allora noi specifichiamo che per quanto ci riguarda noi abbiamo un segretario che è in ferie prevenzionamento. Io ho risposto all'email. Vi ricordo l'unico componente è il dottore, il signor Colombo, che non è vaccinato per problemi di salute e che quindi si rifiuta di andare al... se sbaglio mi correggi, Tony. E che si rifiuta di andare a Palazzo dell'Aquila a prendere i prodotti. Scusa, c'è quella lettera che arrivate stamattina al Presidente del Consiglio? Parla di una nota precedente di marzo, che però non è che allegata, quindi io non... Quindi che fa? Dice che in pratica si deve rientrare in presenza? Dice questo? Sì. Perché è incompleta? Perché lui l'ha mandato dicendo... faceva riferimento all'ordine... Una nota precedente che però non è che allegata, uno andasse a cercare e diventa un po' più complicato. La poteva allegare. Perfetto.
Va bene, appunto, grazie, grazie del servizio. Va bene, procediamo in questo modo, siete d'accordo? Va bene, sì. Un'altra cosa, colleghi, un'altra cosa. Per giorno lunedì, per lunedì noi siamo a Bellolampo, giusto? In commissione in presenza, giustamente. Però io vorrei dire una cosa. Siccome c'è previsto forse bombe di acqua, se casomai sarà vero, ma voglio dire, non credo che sia il caso di andare. Se il tempo è brutto, infatti, dico, come è una situazione veramente un po' particolare, perché se il tempo è brutto, in altre occasioni potevamo andare Presidente, è arrivata una chiamata, quindi ho sentito se avete capito, se ho capito se avete sentito. No, dicevo, Carlo, la tua riflessione è pertinente, perché se il tempo è brutto, in realtà, diciamo, non possiamo ovviamente recarci a Bellolampo, ma non possiamo neanche andare in sede, dato che comunque l'appartamento... Sì. Però se c'è bomba potrebbe essere, tipo, non è... Dico, ci dobbiamo pensare, no? Non è che dobbiamo rischiare l'incolumità di qualcuno di noi. No, assolutamente. Cioè, no, ma è inutile andare lì se piove. Se piove non vediamo nulla. Va bene. Io direi di queste riflessioni di metterle per iscritto e chiedere al segretario generale comunque come comportarsi, diciamo, come dobbiamo eventualmente dare seguito a queste nostre Presidente, mi permetto di rispondere a questa sua ultima interrogazione che vorrebbe porre al segretario generale, che mi assume la responsabilità di quello che dico a nome del segretario generale. Per lunedì, se c'è bomba d'acqua e quindi non vi riunite in presenza, non vi potete riunire telematicamente, perché la convocazione è in presenza. Ma in presenza in tutta la città o in via Popolo? Non ho sentito, consiglio. Ma in presenza in una sede fisica individuata, no? Bellolampo. Così c'è scritto nella convocazione. Andremo a Bellolampo. E per dare la risposta se c'è la bomba d'acqua. Se c'è la bomba d'acqua ci saranno problemi per tutti, quindi ovviamente non potremo fare. Va bene, allora rimaniamo per grandi linee che lunedì mattina alle 9:30 ci vediamo davanti all'ingresso della struttura di Bellolampo. Poi si vede. Stiamo facendo una nota al segretario. Sono in secondo appello. Lunedì alle 10:30 per me non c'è problema. Ma per me pure, ma dico, stiamo facendo invece una nota al segretario sul rientro. Sì. Sì, Tony, dobbiamo fare una nota al segretario, alla Cettina Como e al Toto Orlando, dicendo che noi apprendiamo di questa disposizione, ma che è necessario che la struttura, i locali vengano resi idonei al rientro, perché come faceva notare Giovanni, questo locale non viene pulito da circa 2 anni, non abbiamo dispositivi di protezione, non abbiamo materiale ma io mi chiedo poi qual è il numero, ci dovranno indicare anche il numero massimo indicare anche il numero massimo, e dobbiamo fare presente che quando abbiamo necessità di interloquire con o di invitare soggetti esterni alla commissione, se possiamo invitarli, e quindi, diciamo, facendo riferimento a quello che ci verrà detto il numero massimo, o se in quel caso possiamo dare seguito al sistema misto, e se il sistema misto prevede comunque la presenza dei consiglieri in sede e soltanto degli ospiti da remoto, o se possiamo collegarci tutti da remoto, diciamo, dovremmo capire tutta una serie di cose. Ma possiamo integrare se possibile l'eventualità in cui qualcuno abbia deve purtroppo sostenere una quarantena per positività o per essere entrato in contatto con un positivo. Questo è un altro tema, questa è un'altra riflessione, ma verranno fuori tante Ecco, Tony, adesso cosa hai detto? Supponendo che, per esempio, Tony è a contatto con un positivo e deve stare in quarantena, in questo caso significa che non si può più collegare in commissione, in consiglio comunale, e questo è un altro tema. In realtà, vedete, come dice il buon Mimmo Russo, solo gli stupidi non cambiano idea.
Io sono uno di quelli che, per quanto mi riguarda, sono per la presenza sia in aula che in commissione, però poi quando ovviamente se ne disquisisce mi rendo conto che ci sono tutta una serie di ipotesi che effettivamente diciamo mettono in difficoltà e che nel caso, per esempio, nell'ultimo caso citato dal consigliere Randazzo, come ti comporti? In realtà non può venire, ma vuoi precludere al consigliere Randazzo che per cause non imputabili alla sua volontà debba rimanere in quarantena e di poter partecipare ai lavori di commissione e lavori d'aula? E voglio aggiungere un elemento che è allo stesso tempo importante. Nel caso in cui qualcuno dovesse non poter uscire di casa per anche una quarantena come forma di precauzione, ha il diritto alla privacy, non è che lo deve rendere per forza noto. Cioè, questo è un altro tema ancora. Ha il diritto alla privacy, non è tenuto a dover dire che è in quarantena, cioè lo deve dire alle autorità competenti, cioè quelle sanitarie intendo dire, non è che se lo deve tenere per sé, lo deve comunicare all'USCA, all'ASP, eccetera. Ma no, vabbè, ma non puoi non comunicarlo alla presidenza del consiglio, perché è come quando tu sei in malattia, devi comunicare che per una settimana, un mese non andrai in consiglio comunale, perché ti ricordo che dopo 3 sedute di seguito c'è la decadenza. Ma tu lo comunichi, ma non comunichi perché. Tu lo comunichi, ma non che devi devi presentare il certificato medico, perché c'è un diritto alla riservatezza. Tu comunichi che per motivi di salute non sarai presente, punto. Non devi andare oltre. Questo non lo so, se devi presentare. No, te lo dico io perché sono dipendente pubblico e quindi io sono tenuta a dare il certificato medico, a produrlo, ma non c'è scritto esattamente ciò di cui si tratta, perché c'è un diritto alla riservatezza. Vabbè, in questo caso si parlava di una forzatura prolungata nell'assenza e quindi dico, il medico stesso che dichiara che il signor Chiaramonte Giovanni è in malattia con una prognosi di 15 giorni. Va bene, io penso che possiamo intanto procedere in questo modo e poi vediamo come ci si va determinando di volta in volta. Va bene, colleghi, se non ci sono altri interventi, chiediamo alla segretaria se è nella condizione di poter leggere il verbale odierno o per procedere all'approvazione o se dobbiamo approvarlo in un'altra seduta. No, Presidente, se voi potete... eventualmente mi chiedete di modificare qualche cosa se non è scritta nella maniera, diciamo, esatta, ma io procederei. Grazie, dottoressa, prego. Allora, alle ore 9:37, in prima convocazione, il Presidente Giovanni Inzerillo, assistito dalla verbalizzante Rosalia Maria Tedesco, dispone di chiamare l'appello, al termine del quale risultano presenti in videoconferenza, esprimendo l'autorizzazione alla registrazione, i consiglieri Cancilla, Orlando e Randazzo. Constatato il numero legale, il presidente Giovanni Inzerillo dichiara aperta la seduta e dà il benvenuto al dottor Ania e comunica ai consiglieri presenti che oggi l'assessore Sala non potrà partecipare alla seduta. Evidenzia al dottor Ania lo spirito di fattiva collaborazione della commissione rispetto alle problematiche dei cimiteri e chiede notizie sui campi di inumazione scaduti. Il consigliere Randazzo, facendo riferimento all'ordinanza sindacale sui loculi ipogei, chiede se ci sia il personale per poter procedere alla loro installazione. Interviene la vicepresidente Roberta Cancilla, la quale chiede al dottor Ania di conoscere quanti siano i posti rimasti a Mister Bianco per la cremazione gratuita. Il dottor Ania, rispetto ai campi scaduti, ritiene che non ci siano grossi numeri a disposizione, ma rimane sicuramente presente il problema del Bobcat.
comunica che dal cimitero c'è stata una consistente uscita di personale dal settore del cimitero che è andato via anche il personale COIME. Quindi rimane il problema dell'utilizzo della strumentazione. Comunica di aver fatto una richiesta apposita di personale specializzato al settore risorse umane per l'utilizzo della strumentazione necessaria, ma che è stato assegnato personale non idoneo. Il consigliere Randazzo chiede la motivazione del trasferimento di detto personale e il presidente Inzerillo evidenzia che è opportuno organizzare nei prossimi giorni, probabilmente mercoledì, un incontro con il dottore Tediaca, il vice sindaco, il dottor Ania, l'assessore Marino, la dottoressa Rimedio e anche il presidente della Reset. Ritiene inoltre necessario focalizzare l'attenzione proprio sui campi di inumazione scaduti. Il consigliere Randazzo chiede se Reset abbia personale idoneo e il dottor Ania risponde di no. Il presidente propone di invitare anche la dottoressa Ferrara alla riunione. Il consigliere Randazzo chiede la percentuale di mineralizzazione e il dottor Ania fornisce i dati in suo possesso. La commissione, per quel che concerne la domanda del consigliere Randazzo sul dottore Ania, risponde che Reset si è impegnata a fare gli scavi relativi ai loculi ipogei e che c'è già disponibile una ditta e una piccola somma per la movimentazione della terra. Il presidente Inzerillo evidenzia che probabilmente relativamente al Bobcat, Reset non può intervenire non per mancanza di personale, ma perché non è previsto o non è contemplato nel contratto di servizi. Chiede al dottor Ania come saranno collocati i loculi e il dottor Ania dà una breve spiegazione. Inoltre, per quanto riguarda Mister Bianco, risponde che ci sono ancora i posti per la cremazione. La consigliera Cancilla chiede se vengono contattate le famiglie e come questo avviene. E il dottor Ania rappresenta che gli uffici stanno facendo del loro meglio, ma ritiene che sicuramente sarebbe anche utile utilizzare lo strumento della pubblicità a mezzo stampa. Consigliera Cancilla chiede quanti sono i posti liberi e quante sono le famiglie che hanno già aderito pagando. Il dottor Ania risponde di non ricordare il numero esatto, ma che lo comunicherà alla commissione. Il presidente propone il presidente Inzerillo propone. Mi scusi, ha specificato Cimitero Sant'Orsola il contratto? Quando mi fa parlare l'ha specificato i posti liberi No, ha detto che lui aveva dei numeri così, ma non era sicuro. No, che lei aveva... verbale, mi scusi, l'ha specificato che la domanda era rivolta al cimitero di Sant'Orso? No, lo specifico. Sì, grazie. Va bene. Grazie. Allora, la consigliera Cancilla, per quel che concerne il cimitero. Scusi, ma anzi che l'ho omesso. Ecco. Perfetto. Allora, la consigliera Cancilla, per quanto concerne il cimitero di Sant'Orsola, chiede quanti siano i posti liberi e quante famiglie hanno già aderito pagando, procedendo al pagamento. Il dottor Ania risponde che non ricorda il numero che lo comunicherà. Il presidente propone di utilizzare le agenzie funebri come canali per contattare le famiglie e promuovere la gratuità della cremazione e il dottor Ania rappresenta che questo è stato già richiesto a dette agenzie.
il dottor Ania lascia la seduta. Il consigliere i consiglieri si confrontano sulla audizione proposta dal presidente. È vista però le indicazioni pervenute dal presidente del consiglio comunale, che prevede la seduta in presenza, la commissione affronta le problematiche legate all'organizzazione dei lavori. Aspettate un attimo. Ok. Allora, il presidente ritiene opportuno, viste le problematiche sollevate dalla convocazione in presenza delle commissioni, di predisporre una nota indirizzata al presidente del Consiglio, al segretario generale e alla dottoressa Como, nella quale si evidenzino le problematiche e le criticità, e chiede di rientrare in presenza ma in sicurezza con una programmazione. I consiglieri si confrontano sull'argomento. Il consigliere Di Pisa chiede se è confermato per lunedì il sopralluogo a Bellolampo, visto che è previsto cattivo tempo, e il presidente richiede che sia opportuno recarsi sul luogo. La consigliera Cancilla propone di fare partire la seduta al secondo appello. Continua il confronto in commissione sull'organizzazione in presenza delle sedute e vengono rilevate alcune ipotesi che rendono la presenza impossibile. I consiglieri concordano sul fatto che l'organizzazione delle sedute in presenza in questo momento possa limitare l'attività svolta dalle commissioni, l'attività politica, e dibattono e si confrontano sulla normativa, sull'applicazione della normativa sulla privacy e sul suo rispetto. Io avrei finito, non so se ho messo qualche cosa, se volete aggiungere, se per voi va bene, presidente, consiglieri, io sono qui. L'abbiamo messo che chiediamo di inviare una lettera al presidente del consiglio, al segretario della dottoressa. Sì, ho messo che al presidente del consiglio, al segretario generale e alla dottoressa Como una apposita nota. Io, se possibile, una piccola rettifica. Sì. Quando il dottor Ania risponde alla prima domanda sulla reset, se la reset ha persone idonee, non ha detto che non ha il personale idoneo, ha detto che la reset non ha non ce l'ha nel contratto di servizio. Non l'ha nel contratto di servizio, che è diverso, diciamo. Aspetti un attimo, consigliera, che lo devo prendere. Sì. È proprio la prima domanda, la prima risposta sì. Che la reset si è impegnata sui consigliere. No, è prima. Aspetti. Richiama, chiede le motivazioni del trasferimento di questo personale. Allora risponde di... va bene. Sì, l'ho trovata. Allora, il consigliere Randazzo chiede se reset abbia personale idoneo. Il dottor Ania risponde che non è previsto. La reset non può intervenire perché non è previsto nel proprio contratto di servizio. Perfetto. Sì, è messo quindi successivamente, ma qua è giusto specificarlo. Sì. Ha ragione lei, che reset non ha nel proprio contratto di servizi e quindi non può intervenire col suo personale. Esatto. Perfetto. Mettiamo in votazione, se non c'è altro. Scusi presidente, scusi, è arrivata adesso una nota, ma la fate leggere, che forse dovreste prenderne atto in riunione. Prego. Anzi, ve la leggo direttamente. A firma della dottoressa Cettina Como, l'oggetto è svolgimento delle attività istituzionali del personale facente parte delle commissioni consiliari permanente in presenza. A seguito della nota numero 91.000, quello che è, dell'8/9/2021 del signor presidente avente ad oggetto revoca disposizione numero 7 del 24/3/2020, che in copia si allega, si comunica alle signorie loro, quindi ai segretari,
che a decorrere dal 13 prossimo 21 i lavori delle commissioni consiliari saranno espedite in presenza. Stante ciò, si invitano a porre in essere le misure di sicurezza, salute e prevenzione dei lavoratori contenute nel DVR fase 2 rientro in ufficio, che si allega alla presente, al fine di garantire le attività delle commissioni consiliari in sicurezza. Questa è la nota arrivata ora. Che materialmente non dice nulla. Dice quella che diceva prima, le note di ieri. Rientrate, provvedete voi a ritirare il materiale, provvedete voi a convocare quelli che devono fare noi, la polizia. Noi mi sembra che non abbiamo nessuno che possa ritirare il materiale. Abbiamo qualcuno che lo può ritirare? Tony Colombo ci può andare a ritirare il materiale? Ho già risposto io a chi mi ha chiamato ieri. Ho detto che sono impossibilitato ad andarci. Quindi? Quale motivazione? Ho risposto in maniera... cioè, mi sono stato chiamato telefonicamente, non in maniera ufficiale. Non ho mai ricevuto lettere da nessuno. Questa sì. È la prima lettera che io ascolto dal dottore. Allora, secondo me bisogna rispondere ufficialmente. Una volta tanto che la dottoressa Como scrive qualcosa, quanto meno rispondiamo io ufficialmente. Comunque le mie motivazioni, visto che me le ha chieste, io gliele ho date. Sono impossibilitato sia materialmente, perché momentaneamente io vengo accompagnato, sarò eventualmente accompagnato in ufficio, ma sarò presente, ci mancherebbe altro, da mia moglie in auto, e materialmente non ho come andare a Palazzo delle Aquile, quindi... Perfetto, no, io lo mettiamo per iscritto. Tra l'altro non in teoria, credo anche in pratica, mi corregga se sbaglio, Presidente, lunedì, a me se non concesso, io sarei da solo al rientro in ufficio, che sappiamo in quei condizioni. Al momento, da solo, quindi o vado lì o vado lì, dove devo andare. Certo. Poi ovviamente aspetto disposizioni sue per muovermi, perché in pratica dovrei andare lunedì in presenza da quello. Mi corregga, dottore Chiaramonte. Sì, lunedì deve essere in ufficio. In ufficio. In ufficio sporco. E quindi che devo fare? E quindi... A disposizione del presidente adesso, del mio presidente. A questo punto. No, io sto dicendo che è il caso di mandare questa lettera dove chiediamo chiarimenti e chiediamo come dobbiamo determinarci. Quindi in attesa di chiarimenti io mando presenza come al solito telematica. In attesa di chiarimenti, sì. Intanto gli rispondi che a seguito della lettera inviata alla dottoressa Como, dici che tu non puoi recarti a prendere tutto il materiale che serve per la sanificazione, l'igienizzazione, quello che è, perché sei impossibilitato a dargli delle motivazioni. Sì. Che ovviamente li devi argomentare. Certo, ovvio, sì, certo. E poi sul discorso della presenza, su tutta quella serie di interrogativi che ci siamo posti, là, su quello ci devono dare risposta. Quindi domani devo mandare, visto che non posso andare sul posto perché aspettiamo... Io più che domani, siccome oggi è venerdì... Cioè domani, lunedì, domani lavorativo, sì. No, oggi lo dovresti rispondere tu. Allora, perché okay. La dottoressa Como scrive oggi. Quindi tu dovresti, secondo me, rispondere e dire io a seguito della richiesta fatta dalla dottoressa Como o della disposizione alla dottoressa Como, il sottoscritto non potrà andare a Palazzo delle Aquile perché è impossibile dire le motivazioni che ti sembrano più opportune. E per quanto riguarda la presenza in ufficio lunedì? Per quanto riguarda la presenza in ufficio, a seguito della richiesta, noi cosa gli dobbiamo scrivere alla dottoressa Como, al segretario, al presidente? Ripetiamo. Dobbiamo scrivere che l'ufficio al momento non è in condizione di ricevere l'ufficio esposto, che non viene aperto da marzo del 2020, marzo 2020, che non ci sono dispositivi di sicurezza, che non c'è igienizzante, non c'è nulla, che quindi di essere messo nelle condizioni di poter ritornare in un ufficio dove l'ambiente sia quantomeno salubre. E poi porre nella stessa lettera quei quesiti che ci sono posti, che sono quelli che ha posto il consigliere D'Andazzo sul fatto che sia eventualmente un soggetto in quarantena come deve comportarsi, o sul quesito posto se dobbiamo avere degli ospiti, se i locali sono idonei a poter fare riunioni con e quanti sono le persone che possono entrare in quella stanza, quindi avere un DVR dell'immobile, insomma capire un po' come dobbiamo comportarci, anche a capire se gli ospiti devono avere il green pass, non lo devono avere, cioè io onestamente certo, sono tutte
Sono tutte delle... Magari sono tutte delle... scritte, dobbiamo solo leggerle, non lo so. E fa, magari le hanno fatte e noi non lo sappiamo. Ma... Comunque il fatto dei... colleghi, scusate, il fatto del Green Pass degli ospiti, secondo me è un discorso anche di delicatezza nei confronti di tutti, ma voglio dire, secondo me pure se non c'è un regolamento in tal senso, io personalmente non mi metto in commissione con ospiti dove con persone dove non mi passa, personalmente, perché la vita è sacra, non è che... Consigliere Di Pisa, io personalmente, e lei mi troverà in commissione naturalmente, io non ho il Green Pass per i motivi che ci siamo detti. Ma tu tipo, no, io parlavo di ospiti. Dico, ma lo farò sicuramente, però non subito, ecco, perché al momento non lo so. Io parlavo di ospiti. Ho capito, cioè, consigliere, però dico... Se si parla di delicatezza, io sono delicato nei vostri confronti e dico che non ho Green Pass. Assolutamente. Okay. Io parlo di sentire quella sala di persone, come si potrebbe prevedere per martedì. Va bene, con lei. Persone ospiti. È una cosa, tipo, secondo me, anomala, se questi 10 non hanno tutti il Green Pass. Va bene, io penso di essere stato abbastanza chiaro. Presidente, lei è stato chiaro su tutto. Se vuole, io le devo fare un'altra domanda, o io la faccio adesso o io la faccio dopo che ci scolleghiamo. No, intanto possiamo pure chiudere, sono le 10:35. L'abbiamo posto in votazione verbale. No. Allora. Presidente? Sì, favorevole. Consigliera Cancilla? Favorevole. Consigliere Di Pisa? Favorevole. Consigliere Orlando? Favorevole. Consigliere Randazzo? Favorevole. Allora, il verbale numero 170 del 10/9/2021 viene approvato dalla quarta commissione all'unanimità dei presenti. Scusate. Grazie. Possiamo staccare la registrazione? Mi scusi, Presidente. No, Presidente, un attimo, mi devi staccare, c'è un'altra nota arrivata. Ah, sì, prego. Sì, un attimino. E allora... È abbastanza lungo. È una nota inviata dal segretario generale. Vediamo se questa. È inviata a tutti i segretari o soltanto ai segretari, appunto? No, è inviata alla commissione, quindi okay. A tutti. A firma... okay. Dico, è abbastanza lunga. Fa una cronostoria di come si è arrivato al... a queste convocazioni via telematica e conclude alla luce delle superiori esposizioni si reputa infine confacente invitare il signor Presidente del Consiglio a volere valutare un eventuale differimento per ciascuna sede dell'efficacia della revoca della disposizione numero 7 del 24/3/2021 fissata con la nota numero alla data del 13/9/2020, hanno sbagliato, dove mette 2021, in funzione dell'acquisizione della documentazione e dell'effettuazione degli emendamenti sopra indicati. Quindi il Presidente del Segretario Generale invita il Presidente a sospendere la nota fatta. No, Giovanni, scusami, per ripetere, non l'ho sentito. No, non l'ho capito. Il segretario generale chiede a tutto Orlando di sospendere la revoca. Fa delle considerazioni, esatto. È lunga, dico il dio. Vabbè, allora ve la leggo tutta. Si permette che con la delegata nota numero 919.006 dell'8/9/2021, indicata nei epigrafi, il signor Presidente del Consiglio Comunale, pur perdurando lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, Covid-19, ha disposto la revoca della disposizione numero 7 del 24/3/2021, avente ad oggetto svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle sedute delle commissioni consiliari con modalità telematiche, mediante collocamento a distanza ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legge numero 18 del 17/3/2020. Da tale data, quindi, verrà meno anche per i consigli delle circoscrizioni comunali di decentramento la facoltà
ammessa in virtù della nota del Presidente del Consiglio Comunale, protocollo numero 233.146 del 3/4/2020, avente ad oggetto circolare numero 11, protocollo 33.751 del 2 aprile 2020, della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Autonomia Locale della Finanza Pubblica, con oggetto possibilità di svolgimento delle riunioni dei consigli circoscrizionali in videoconferenza, di procedere allo svolgimento delle sedute con modalità telematica e mediante collegamento a distanza, come consentito dalla succitata disposizione numero 7 del 24/3/2021. Conseguentemente, a partire dalla data del 13/9/2021, tutte le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, nonché dei consigli circoscrizionali e delle relative commissioni, dovranno svolgersi in conformità alle vigenti prescrizioni contenute rispettivamente nel regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 363 editata 8/6/2017 in vigore dal 4/7/2017 e nel regolamento per il decentramento approvato dal commissario ad acta nominato con decreto assessorale numero 17 del 2021 con propria deliberazione numero 6 del 24/2/2021 adottata in sostituzione del Consiglio Comunale in vigore dal 21/3/2021. A tal riguardo si fa osservare che per l'unità produttiva di Palazzo delle Acque risulta già predisposto dal datore di lavoro vice segretario generale e dal RSPP incaricato Giovanni Maurizio Centinaro apposito documento di regolamentazione delle attività in presenza contenente l'attuazione di misure di tipo specifico per il contenimento della diffusione del virus e di misure di tipo organizzativo e di prevenzione per le attività di Consiglio Comunale di Sala delle Lapidi. Per quanto sopra esposto, richiamata la determinazione sindacale numero 104 del 23/9/2020, avente ad oggetto conferma ed individualizzazione nomina dei datori di lavoro, e che se articolo 2,1 lettera B del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni delle unità produttive di cui all'allegato elenco, a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi, si invita i signori dirigenti in indirizzo nella qualità di datori di lavoro per le unità produttive specificamente assegnate per giusta determinazione sindacale numero 104 del 23/9/2020 a volere provvedere all'attività di competenza finalizzata a rendere disponibile con urgenza specifico documento di regolamentazione delle attività in presenza per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 nelle sedi deputate alla celebrazione delle sedute in presenza delle commissioni consiliari, nonché dei consigli circoscrizionali e delle relative commissioni. Alla luce della superiore esposizione, si reputa infine confacente invitare il signor Presidente del Consiglio Comunale a volere valutare un eventuale differimento per ciascuna sede dell'efficacia della revoca della disposizione numero 7 del 24/3/2021 fissata con la citata nota protocollo 919.006 dell'8/9/2021 alla data dal 13/9/2020 in funzione dell'acquisizione della documentazione e dell'effettuazione degli adempimenti sopra citati. Il segretario generale, direttore generale, dottore Antonio Ledonne. Quindi materialmente non possiamo riunirci dal 13 in presenza. Praticamente il segretario generale sta invitando il Presidente del Consiglio a valutare l'opportunità di sospendere questa disposizione in attesa che si va a calendarizzare per ogni ufficio come poter rientrare in sicurezza. Quello che abbiamo detto noi praticamente. Senza... Quindi manca un regolamento interno per le commissioni? C'è il DPPR, c'è ed è stato fatto per Palazzo di Città, tant'è che Palazzo di Città fa le riunioni in presenza con tranquillità. Nei singoli uffici ogni dirigente deve provvedere. Noi siamo addirittura in un caso ancora particolare, perché noi non facciamo parte della struttura autonoma al Consiglio Comunale,
ma con sedi distaccate. Addirittura la nostra sede è in un palazzo di civile abitazione, quindi ha un'altra problematica. Quindi a noi ci devono dire quante persone possono stare in questo ufficio contemporaneamente, quante persone possono stare nella sala riunioni, più i dispositivi da allocare e la segnaletica da collocare. Lei poco fa chiedeva, consigliere Randazzo, ma noi abbiamo queste cose? No, la segnaletica non ci è stata mai fornita, che sarebbe quell'omino con la fascia in faccia, con la scritta lavatevi le mani e state a distanza. Questi sono i dispositivi, quelli visivi. Più ci deve essere il termometro per misurare la temperatura delle persone che devono accedere e il sanificatore per le mani. Quindi aspettiamo che venga fatto un sopralluogo da deve essere fatto un sopralluogo, quindi dico io, a prescindere da qualsiasi cosa, ripeto, siccome c'è un problema di fondo, il problema di fondo è il problema proprio di convocazione, noi fino a lunedì siamo, tra virgolette, detti tranquilli perché già eravamo in presenza. Mm-hmm. E martedì noi la convocazione l'abbiamo via telematica, quindi se entro lunedì mattina non arriva una modifica, questo pomeriggio non arriva una modifica, lei, signor Presidente, è costretta a fare una rettifica alla convocazione, modificando da telematico a in presenza. Poi le facevo notare, Presidente, mi scusi se continuo, le facevo notare che avete voi deciso di spostare la riunione sgambamento cani a mercoledì e martedì fare quelle con il vice sindaco, dottoressa Ferraro e tutti i soggetti che avete individuato. Ma anche quella dello sgambamento, ci sono 7 invitati. Quindi come tempo, non credo che si perderà poco tempo. Vabbè, un'ora va bene, dico. Non lo so, Presidente, non lo so, Presidente. Io devo dire come siamo combinati per ricordarvelo. Orario, lo facciamo alle 9, 7. Alle 10. Eventualmente chiedo al Presidente del Consiglio espressamente di iniziare il Consiglio alla seconda convocazione, quindi alle 11, non alle 10. Cioè 7 più 5, 12? Sì. Perché ci sono, sono state invitate Anastasia, c'è il personale. Bisogna valutare se quella stanza è idonea a contenere. Ma questa è una cosa che dobbiamo vedere anche per martedì. Questo non è un problema. Esatto, questo viene anche dopo. Oppure farà Sala delle Lapidi il nuovo luogo d'incontro della quarta commissione, se non abbiamo alternative. Vabbè, intanto questo lo vediamo, intanto spostiamolo intanto a martedì, a mercoledì. Dico, è chiaro ed evidente che il Presidente del Consiglio, per motivazioni prettamente politiche, sta per me scientificamente bloccando l'attività delle circoscrizioni e delle commissioni. Non semplicemente per motivazioni... Però queste sono valutazioni personali. No, personali, per motivazioni politiche, sapendo che la struttura non è... attualmente pronta per... Ma non credo che sia così, diciamo, machiavellico il Presidente del Consiglio. No, assolutamente. Ma lo dico io, mi assumo responsabilità politiche e strumentali da parte del Presidente del Consiglio. Sapendo che molti capigruppo, quasi tutti, gli avevano detto di proseguire con la modalità mista per le problematiche che varranno e che emergeranno. E vi ricordo che noi lo scorso anno avevamo praticamente contagi zero, eravamo tutti in modalità telematica, e oggi la città di Palermo è quella con più contagi, e quindi qualcuno dovrà assumersi anche la responsabilità morale di quello che potrà accadere. Va bene, consigliere Randazzo, io sono convinto che il Presidente del Consiglio sarà stato mosso da assoluta buona fede. Magari, come diceva poco fa la consigliera Orlando, è stato un poco frettoloso nel fare questa disposizione, non valutando bene, è stato superficiale sicuramente, ma che sia così machiavellico non credo proprio che sia un fatto politico per mettere in difficoltà qualcuno. Dico, fermo restando che ovviamente condivido quelle che sono le sue preoccupazioni, ma probabilmente magari il Presidente del Consiglio, a seguito anche di questa nota del Segretario Generale, magari può tornare sui suoi passi e valutare con attenzione, diciamo, gli opportuni passaggi che sicuramente devono essere consumati, perché così
per come è stato disposto dall'oggi al domani, è chiaro che non è fattibile. E dico di più, il sottoscritto non si assumerà responsabilità nei confronti anche di ciascuno di voi di farvi riunire in presenza se i locali non sono fortunatamente adeguati. Detto questo, o se non ci sono altri interventi, direi di aggiornarci di volta in volta. Diciamo, è un argomento a quanto pare che è in continua evoluzione. Come vedete, da un momento all'altro arrivano continue mail dove si cambiano, diciamo, o comunque si mette ulteriormente carne al fuoco sull'argomento. Io direi di riaggiornarci di volta in volta. Va bene, vi saluto. Arrivederci. Vi auguro una buona giornata. Arrivederci, buon fine settimana. Grazie signora dottoressa. Arrivederci. Sono le 10:47.